gli amici dell'arte da Lucera in provincia di Foggia. Congratulazioni. Buonasera, eccoci qua. Invitiamo a salire sul palco. Le facce nuove, no, per premiare. Giorgio Trabattoni, presidente della compagnia, e Monica Netto, vicepresidente della compagnia. Eccoli qua. Due nuovi volti. Eccoci. Buonasera. Buonasera. Giorgio, grazie. Mi hai chiesto quante compagnie hanno partecipato, se erano solo queste due. No, mi ha detto c'erano altre due. Siccome sono arrivati, secondo e cieco. Io faccio teatro brillante, quindi. No, ci, no, ma guarda, sappiamo che erano più di 100, per cui fai capire. No, era per sdrammatizzare, perché veramente siamo emozionati, perché siamo arrivati da Lucera. Sapete, Lucera è in provincia di Foggia, abbiamo fatto circa 800 chilometri dietro l'angolo. Dietro l'angolo, ma contentissimi di essere arrivato qui. C'è il sindaco vostro. C'è l'assessore Tarelli. Assessore, buonasera. Porto i saluti del sindaco di Lucera, che ovviamente la nostra città ci segue. Noi normalmente quando andiamo in teatro abbiamo 10-12 repliche, quindi partiamo da 4-5 mila spettatori in su, per cui se rappresentiamo un po', loro rappresentano un po' i nostri tifosi. È come il Monza per voi, è un gruppo avvicinato per Lucera. Ma ci dica, che cosa vuol dire per voi vincere questo premio, Daniele Giovannini? Allora, Giorgio sa, noi siamo nati nel 69, quindi 55 anni che siamo sulle tavole del palcoscenico. Ogni volta che si vince un premio, anche la medaglietta della prima comunione, è per noi una gioia. Immaginate venire da 800 km in giù per salire su e vincere il premio per i miei giovanini. Per noi è come se avessimo vinto la lotteria di Capodanno, senza soldi, ma con il premio. Anche per voi abbiamo un omaggio. Ah, un bellissimo omaggio, anche per voi. Siamo noi quelli. Siete voi quelli. Posso dire una cosa? Grazie. Una delle nostre commedie che avete visto si chiama Azione Cole, è stata rappresentata oltre 200 volte e in molti teatri in tutta l'Italia, e ha superato 150.000 spettatori. E noi siamo orgogliosi di questo, ma soprattutto siamo orgogliosi di comunicare che Lucera e i Monti Dauni saranno capitale della cultura pugliese 2025. Vi aspettiamo in Puglia. Grazie. Grazie. Allora, leggiamo insieme il riconoscimento. A Compagnia di Amici dell'Arte di Lucera Foggia, riconoscimento amatoriale 2024, distinta per la loro dedizione nell'incentivare lo spirito e la tradizione. Attraverso le loro performance coinvolgenti e autentiche, hanno contribuito in modo significativo alla promozione e alla valorizzazione della cultura e dell'idioma locale. Il loro impegno nel promuovere il teatro amatoriale merita di essere riconosciuto e celebrato con questo prestigioso premio. Grazie, bravi, 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 evviva! Grazie! Grazie ancora! Grazie a tutti! Qui. Grazie a tutti, grazie amici! Grazie. Grazie. Grazie ancora.